Il 20 gennaio del 1920 nasceva Rimini Federico Fellini, il regista che nell'immaginario collettivo non soltanto del nostro paese incarna il concetto stesso di cinema. Doverosamente il Trieste Film Festival gli rende omaggio con una serie di documentari e con la proiezione di E la nave va, restaurato dalla Cineteca Nazionale, un film di eccezionale rigore stilistico che pare sia stato in qualche modo suggerito a Fellini da una non meglio specificata visione triestina. Pochi sanno però che c'è un legame molto più stretto, cinematograficamente parlando, fra Fellini e le nostre terre, e che, diciamolo subito, va oltre la richiesta Nereo Rocco di partecipare ad Amarcord nel ruolo dello zio poi andato a Ciccio Ingrassia. La firma di Federico Fellini, infatti, appare, assieme a quelle del drammaturgo Aldo De Benedetti, di Anton Giulio Maiano e del regista Mario Bonnard, fra gli sceneggiatori de La città dolente, un film girato nel 1948, incentrato sull'esodo istriano. Coprodotto da Istria Film e Scalera Film, con alcune scene documentarie realizzate da Enrico Moretti, La città dolente racconta la vicenda di Berto, un operaio che alla fine della Seconda Guerra Mondiale decide sulle prime di non abbandonare Pola, salvo poi ricredersi e riuscire con l'aiuto di una funzionaria governativa a far partire per Trieste la moglie e il figlio. Dopo essere stato rinchiuso in un campo di concentramento, riesce a fuggire, ma mentre cerca di raggiungere Trieste con una barca, viene falciato da una raffica di mitra. Il film venne distribuito nel 1949, ma venne totalmente ignorato dal pubblico italiano. Quindi il titolo viene inserito fra i 100 film italiani da salvare. Il contributo di Fellini alla città dolente potrebbe anche essere stato minimo. Era prassi all'epoca fornire idee più che scrivere un film. Resta in ogni caso una pellicola che specialmente Trieste dovrebbe avere il coraggio di riproporre, non fosse altro perché una delle poche a raccontare il dramma dell'esodo.